Buonasera, dal vostro Carter Curva Nord. Ieri non ho potuto commentare la partita a furia della voce che purtroppo non andava. Ragazzi, terza vittoria consecutiva, tre, ancora una volta dico tre, anche se ieri ne avevamo fatti solamente due, pazienza. Io non ho capito quel cazzo di arbitro lì, c'è stato sei minuti a concedere un rigore netto. Io dico una cosa, che questo VAR, oltre a fare cose benefiche, però fa pure cose malefiche, perché certi calciatori in quella maniera potrebbero anche rischiare uno strappo dopo, diciamo, essere rimasti freddi per tutti quei minuti, e poi concede solamente due minuti di recupero. Bah, strano destino del VAR. Cosa dire? Io ieri ho bocciato assolutamente Brozovic, una figura di merda, quel giocatore non è più un giocatore da Inter, lo dico, per me non è più da Inter, quindi ritirate. Ragazzi, Skriniar, mamma mia, tanta roba, quel tiro mi ha fatto proprio tremare, raga. È stato un tiro allucinante. Poi, grande Joao Mario, finalmente vedo il mio Joao Mario che ho sempre voluto. Vabbè, Ivan Perisic, c'è poco da dire, Ivan il terribile, altrimenti si chiamava terribile, in effetti quel gol è da terribile. Poi, calcio di rigore, grande. Una cosa, ragazzi, com'è finita il Milan? Com'è rimasto? A me mi dicono che è rimasto immobile per 3 minuti. 4-1 Milan. Acquista, acquisti sto cazzo, tanto non sei in grado. E con questo siamo noi. Che dire, domani ricomincia la Champions, Barcellona Juventus Merdus, e Barcellona te ne fa due e Merdus 0. Roma Atletico 1-3 o 1-6, tanto sono abituati a più 6-7 gol a partita, quindi ormai. E Dinamo e Shakhtar Donetsk e Napoli 1-0 del Napoli, credo, anche se non lo so. Ritornando a ieri, spettacolare vittoria, spettacolare, e tra un pochetto lo scudetto. Io lo sogno, tutti stiamo fermi con il quarto posto. Io voglio sognare insieme a tutti. Ieri avevamo sognato lassù che eravamo in 65, in 55.000. Io da qua giù voglio sognare come se fossimo 100.000. E con questo vi saluto, ciao Milan, dal vostro Carta Curva Nord e grande Inter. Io c'ho poco da dire ieri. Non voglio commentare, non voglio essere critico, anche se qualcosa ci sarebbe da dire. Ma prima di criticare ci voglio pensare. Vi saluto.